Buona domenica, oggi è una splendida giornata di sole, finalmente a giugno ci voleva una giornata di sole. Bacio interiore a tutti! Questo è il nuovo saluto, vabbè, sì. Tu non segui con me propaganda live, magari no. Qualcuno lo segue. No, io a volte seguo, a me piace quando legge i tweet. Qui cose. È Alabama David, Alabama 4. Comunque sì, buona domenica a tutti. Anche se in realtà sono ancora mezzo assonnato, speriamo che non ci mette sotto qualcuno qua. E oggi siamo alla volta di Lada. Ok, oggi si sperimenta. Non è vero, ci siamo stati. Ci siamo da 800 milioni di volte. È vicino casa, però praticamente il programma è un po' cambiato. Prima volevamo venire in bici. E poi solo che c'hanno qualcuno. Ci hanno bucato le ruote, non è vero. Le ruote sono sgonfie. Nel trasloco. Sì. Ci siamo accorti che si è rotta la pompa. Io volevo dire che ci avevano mano messo la pompa. L'avrei fatto io se non si fosse già rotta però di suo durante il trasloco. Perché oggi è la giornata di moto. Quindi sì. Che avrebbe fatto il buon David? Si sarebbe piazzato sul divano. Bello così sparapanzato a guardare il seno del GP. Invece no, effettivamente oggi è una bella giornata dopo tanto tempo a sto punto. Vabbè, ma poi la MotoGP fa le due proprio quella, sì, quindi sì. Ce la facciamo. Vabbè, diciamo che io mi sarei seguito qualsiasi cosa. Tutto. Però dai, abbiamo raggiunto il compromesso che torniamo alle due, così ti vedi la MotoGP proprio. E non tutte le gare. Tutto spogliato. E comunque alla fine abbiamo avuto sta brutta sorpresa che la pompa si è rotta durante il trasloco e allora abbiamo pensato di venire qui con la macchina e. Sì, proprio perché era una pompa ottima, avremmo speso miliardi per quella pompa. Decidisi. È bastato un trasloco e si è rotto. Ma penso che manco l'abbiamo usata, forse è malapena quindi una volta. Quindi penso due. Che ora la compreremo su Amazon, così il prossimo weekend magari possiamo venire in bici. E nulla, quindi ora veniamo qui, facciamo, non so se facciamo una camminata veloce o una corsa, non lo so perché ho lo zaino, varie cose. Intanto adesso la cosa più importante è il parcheggio. Invece se venivamo con la bici era molto più semplice la cosa. Con la moto si poteva pure fare, se sì. Non che il problema era tenersi i caschi in mano. Non potevamo abbandonare i caschi, quindi alla fine siamo dovuti venire per forza con la macchina, altrimenti con la moto era perfetto perché comunque l'aria proprio fa caldissimo. Un po' di aria calda, sì, guarda. L'aria calda, l'aria fredda, intanto mi ceppo. Perché ci stavano le persone che mi guardavano. Vediamo qua. No, un altro cancello. Uno scongelato a carne. Là. Quindi oggi cosa abbiamo oggi per pranzo? Carne congelata. No, perché volevo fare domenica, io faccio sempre la pasta e a pranzo. Però oddio, anche durante la settimana mangio, però a pranzo di domenica mi piace fare la pasta. Solo che volevo fare tipo quell'altra volta ti feci quel ragù light, insomma, col macinato di tacchino, carotine e cose varie, solo che non ho scongelato. Vabbè, poi troverò un metodo, magari lo metto al sole per essere scongelato questo caldo, no? Oggi ragazzi è la giornata da mare. Sì, no, ma infatti a me sarebbe piaciuto andare al mare oppure fare tipo picnic nella villa. Però dai, magari la prossima volta con la bici ci organizziamo meglio. E ora dobbiamo cercare il posto. Il parcheggio è la cosa fondamentale. Il parcheggio è fondamentale, ragazzi. Perché non si trova il parcheggio? Roma non si trova. Si trova, non si trova. E stiamo a girare chi è quest'altro gippone. Stiamo a fare gare. Ma vi capita mai tipo di girare quando state in cerca di un parcheggio e vi ritrovate veramente che vi incrociate sempre con qualcun altro che anche lui lì e sta avanti a voi e quindi prende tutti i vostri posti. Ui, pappagallini, bene. Sì. Velocissimi. Ma come fai a entrare qua dentro? Madonna, qua ci sono un sacco di pappagallini negli alberi. No, è tutto bene. Poi che stanno attorno a casa. Infatti. Cioè, non ti ho 5 minuti, no? Quindi. Non te lo vorrei dire. Più il tempo per trovare parcheggio che per arrivare. Sotto l'ombra. 5 minuti per arrivare e mezz'ora per trovare parcheggio, ottimo. Sì. Eccoci qui a Villa Ada. Ma che si fa? Voglio vedere se funziona quest'app. Questa è un'app che dovrebbe riconoscere il verso degli uccelli. Come Shazam, però invece delle canzoni di uccelli. Io volevo farvi vedere i pappagallini, ma non li trovo. I pappagallini ci sono, ma non si riescono a filmare perché sono velocissimi. Subito scappano via, anzi volano via. Ragazzi, non posso parlare perché stiamo usando l'app per riconoscere gli uccellini, quindi devo stare zitta. Shh.
facendo? 3 secondi fa. Tracce di animali, ragazzi, ha detto. Tutti i cani, però. I cani sono. Aspettate un attimo, ostacolo. Questo cos'è? Tracce di animali, come dice. Tracce di animali. Un sì. Pareo? Beh, l'animale è la persona che l'ha lasciato. Giuro, tutto rispetto per gli animali. Dice che è questo. Cioè? È vero. Qui c'è un ostacolo, c'è la pozzanghera. Aiuto. Ecco, abbiamo trovato la nostra tana. Siamo ritornati a casa, alle origini. Qui ci mettiamo il lampadario. Allora, volete fare un home tour? Facciamolo un tour. Allora, questo è il salotto. Fai vedere il salotto. Ah, bello. Questo è il salotto. Qui abbiamo un bel ingresso principale. Mm-hmm. Che dà sul balcone. Là lì più avanti. E niente. Questo invece è il divano. Il nostro divano. Questo è un divano. È tutto. Che vuoi è tutto. E laggiù è la zona letto. Giù in fondo, come potete vedere, si entra da lì. Vabbè, adesso dobbiamo un po' mettere a posto. Sì, ancora. I traslocatori hanno fatto un macello. Le lampadine non c'è bisogno, c'è il sole. Andiamo, prima che qualche uccellino ci cominci a lanciare qualche sasso per disturbo. Guarda, carino sto tunnel, peccato che però è un po' basso. Le corna, per me è perfetto perché io sono bassissima, invece David si deve abbassare molto. Guarda, io vado giusto. Ah no, anche io mi devo abbassare, figurati tu, da. Io sto facendo il limbo. Infatti. Pa. Io invece vado proprio giusto, a farvi capire la differenza d'altezza. A volte è comodo essere bassi. Ho pizzicato qualcosa. Ma qui ci sono tutte piante pizzicose. Madonna mia, e mo come faccio? Aiuto! Ma tu così proprio. E io ho il pantalone lungo, tu c'hai quello corto. Aiuto! Grazie, molto gentile, ah! Ci si può arrampicare. Ci può arrampicare? Lo sai che io ci metto un attimo. Anche se è pericoloso. Mi arrampico, no? No, dai. No. Dal tono della voce per il panico. Ho capito che Nancy sa che queste mattate le faccio spesso. Sì. Eccomi qui per preparare il pranzo di oggi. Allora, come vi dicevo, voglio fare la pasta con una specie di ragù però con macinato di tacchino. Allora faccio così, taglio a pezzettini piccoli piccoli piccolissimi le carote, il sedano e le cipolle, e poi quando si sono cotti aggiungerò il macinato di tacchino. Ora che si è cotta la verdura, cipolla, sedano e carota, ho aggiunto il macinato di tacchino, un filo d'olio, sale e pepe. Infine ho aggiunto i pomodorini. Intanto butto la pasta, fusilli integrali biologici. La pasta è pronta, è più il condimento che la pasta. Comunque i fusilli sono pronti. Ora dobbiamo aggiungere il formaggio grattugiato. Ci vuole, ed obbligo, il formaggio grattugiato. Senza formaggio a me non piace la pasta. Buon appetito! Volevo farvi vedere queste due cosine che ho comprato da OVS. Questa maglietta qui, viola prugna, diciamo. Scusate se sentite un po' di rumore di sottofondo, è David che col trapano sta
posizionando il supporto in alluminio che avevamo comprato da Ikea, che dovevamo mettere in bagno, ogni tanto sentirete un po' di rumore. Questa maglietta mi piace un sacco, una maglietta è 100% cotone, ha questi dettagli qui molto carini. Ho preso questo burro cacao, mi serviva un sacco un burro cacao stick, e ho preso questo burro cacao di provenzali, vegetale alle mandorle dolci con burro di karité idratante, era l'unico che c'era. Io non adoro proprio il profumo di mandorla perché lo trovo troppo dolce tipo rispetto alla vaniglia, però insomma era l'unico che c'era bio, senza brutti ingredienti, con buonici, quindi l'ho preso. Costava 3 euro. Andando lì all'OVS ho fatto anche un salto allo stand dell'OVS, della Essence, e ho preso queste due cosine. Mi serviva il mascara e ho preso questo qui nuovo che non ho mai provato, però ho visto che lo scovolino era bello ampio, un mascara volumizzante e allungante. Io ho visto lo scovolino e penso proprio che sia sicuramente volumizzante, perché è molto grande lo scovolino. Speriamo che non sia solo volumizzante ma anche incurvante. E poi per finire ho preso uno smaltino, come al solito se non prendo uno smalto della Essence non sono contenta. Questi sono proprio della nuova collezione, infatti è cambiato anche il packaging, la confezione è più bombato. Lo smalto costava 1,99 euro, mentre il mascara costava 4 euro. Non ho resistito e l'ho provato, così ve lo recensisco subito in diretta. Il profumo non si sente proprio, è proprio leggerissimo, idrata molto le labbra, le rende morbide, è vero, però non dà l'effetto tipo lucido gloss, classico burro cacao che rende le labbra morbide ma non si vede insomma sulle labbra, ecco, non ha l'effetto lucido. Promosso, ok. C'è ancora la luce ma tra poco è notte e noi andremo a mangiare il sushi, quindi vi volevo salutare e dire una cosa molto importante. Okay, eccoci qua. No, volevo dire, scusatemi ma mi serve del tempo ancora per fare il home tour. Scusatemi, mi serve ancora del tempo per fare il home tour. Cos'è quindi questa ansia? Madonna, che capelli, mamma mia. No, perché giustamente le ragazze dicono ma quando lo fai il home tour mi bombardano. Ma però chi ti ha detto che ci siamo spostati? Gli hai detto tu? Purtroppo sì. Però diciamo che proprio siamo venuti qui tipo saranno 2 o 3 settimane, però ci dobbiamo ancora ambientare, no, dobbiamo ancora delle cose da sistemare nella cucina, per c'è dire un botto di roba da sistemare, ragazzi. Anzi, se volete venire a sistemare voi, vi fate pure vi spoilerate pure l'home tour nel mentre vi cioè, venite. No, però diciamo che c'è ancora molto da sistemare. I capelli di David pure sono i miei. Sì. Tanto per cominciare. Aspetta, mi sposto che stai tutto. Eccoci bordo. Qua. Ecco, on quindi board. Dicevo, diciamo, ci vuole ancora un po' di tempo perché la cucina è ancora da sistemare, perché anche se è arrivato un mobile, però c'è ancora da sistemare un top e dei lavoretti ancora da fare. Più tutte le nostre idee di uzze che abbiamo deciso di mettere in atto, però i tempi non si conciliano con i nostri impegni lavorativi. E quindi che succede? Succede che non ti preoccupa, faccio il weekend, lei sì, vero, e poi dopo nel weekend si fa tutto tranne che quello. No, quindi abbiamo fatto, tipo ora abbiamo sistemato un po' le prese della spina, cioè David ha sistemato tutte le prese del salone, della cucina, però diciamo che avevamo un'ampia scelta per poter scegliere le prese, alla fine abbiamo deciso per un bellissimo bianco che si compone. Sì, comunque bellissime sono le prese bianche, semplici. Beh, sicuramente che ne sono tantissime, come vi dicevo, in casa, quindi ne abbiamo messe tipo 3-4, ma ce ne mancano ancora 14. Quindi manca ancora il mobile dell'ingresso, nella cucina mancano ancora molte cose della cucina, diciamo che c'erano tanti lavori e tante cose da comprare, da modificare della casa, quindi in corso d'opera sono stati fatti anche degli aggiustamenti e delle aggiunte. Ci sono stati dei problemi, ovviamente. Perché noi abbiamo un piccolo ma spettacolare problema, abbiamo la casa che è discretamente ampia, ma la cucina è discretamente, piccola. Mostruosamente piccola. Quindi praticamente il nostro compito è cercare di mettere tutta la roba che abbiamo in cucina nei pochi spazi a disposizione, quindi dobbiamo cercare di sfruttare tutto lo spazio possibile. Infatti, quindi è un casino la Infatti cucina. Abbiamo comprato un pensile nuovo, un pensile... Sì.
un pensile nuovo, poi un altro top che ancora non è terminato, quindi anche perché tagliato. Ci devo mettere le mani, io farò il ceppetto della situazione, andando a tagliare. Non è che voglio farvi l'home tour quando la casa è perfetta, perché non sarà mai perfetta, mancherà sempre gli accessori, queste cose qua, mancheranno tante cose ancora, però voglio almeno farvi l'home tour quando è finita la cucina, almeno, diciamo, anche se per esempio lo studio penso che sarà terminato tra qualche mese, perché mancano scrivanie e cose varie, però almeno cucina e salotto voglio finirlo, come la camera da letto, e poi vi farò l'home tour. Poi se ci dobbiamo mettere altri tavoli, altri mobilini, altre, non so, altri quadri, altre cose, magari in corso dopo ve li farò vedere nei vlog, però almeno la cucina deve essere pronta con i mobili, che non ha senso farvela vedere così, quindi devo dire pezzo forte e da un anche un bel occhio è il frigorifero, diciamo, è gigante. Ma è più grande il frigorifero, no, che la cucina. Gigante no, diciamo discreto, importante. Sì. E poi che altro c'è? Niente. Quindi mo aspettiamo che ci arrivano quello che ci deve arrivare. Ah, abbiamo comprato anche su Amazon il tappetino, lo zerbino di benvenuto. Finalmente l'abbiamo comprato. Figuratevi, neanche ci avevamo lo zerbino e voi volevate pure fare un tour. E come facciamo se manco c'è lo zerbino per entrare? Non è la cosa. Come fate? Non potete entrare in casa nostra senza pulirvi le scarpe. Non è decoroso. In testa ce l'ho, però. Infatti, ce l'ho in testa. Madonna mia, ragazzi, come fare? Quindi io c'è una cosa. Stravolti. Col mio cespuglio, che voi non potete dire, per domarlo non ci devo mettere il gel, ci devo mettere l'attack per definire. È una tragedia. Io un giorno di questi basta, mi presento con le treccine, anzi faccio le rasta. Come ce l'avevi? Faccio i capelli rasta. Che c'ho, capelli rasta? No, però c'avevi le treccine. Ma non è più fattibile ormai, non è più compatibile con l'età e soprattutto il contesto in cui lavoro, quindi non posso. Erano bellissime le treccine. Era un attimino coatto, però vabbè. Anche con gli orecchini. E quello ancora peggio. Ragazzi, dovete pazientare. Scusate, come avete aspettato per un anno intero Games of Thrones? E poi comunque come sarà? Farà cagare anche il nostro tour. Poi non aspettate, chissà che, ma magari l'aspettativa al massimo qui. E poi dopo l'aspettativa e poi farà. Casa normalissima, ragazzi. Ma non so chi di voi ha visto Games of Thrones, io non voglio fare spoiler, non perché ancora, tra l'altro non l'abbiamo visto, non abbiamo avuto il tempo di vederlo, vabbè. Però da quello che ho saputo, patiti della saga, sono rimasti delusi, delusi. Io, quindi aspettatevi anche voi una delusione con questo home tour. Non è fatto per creare suspense o comunque perché chissà che casa è, semplicemente perché siamo umani, insomma, abbiamo mille problemi, succedono mille imprevisti, voglio dire. Non con le parole riusciamo. No, perché la vita è fatta di imprevisti, comunque ci sono tante cose da sistemare, da fare. Solo che ovviamente dietro ci abbiamo un pubblico, che ci chiede a gran voce. E qui che facciamo? Tronchiamo la serie? Quindi questa è, quindi la sesta stagione dell'home tour. Ancora quando arriverà l'home tour? Home tour 2, nella prossima il stagione. Ritorno. Ah già, home tour 1 già è andato online. Home tour 1 è già andato, e devo dire, ha fatto la sua porca figura. Se non l'hai visto, vi mettiamo il link qua sotto. Di 3 secoli fa, un video di 3 secoli fa. Se non l'avete visto, ecco, se volete vedere un home tour, vedete quello vecchio, intanto nel frattempo. Vabbè, come si chiama? Come si dice? Molto la gergo dell'info box. Bravo! Ovviamente Nancy adesso taglierà prontamente. Non si possono fare. Perché io ho fatto un'allusione molto sconcia. Bene, direi che l'home tour vi tocca aspettare. Neanche oggi, mi dispiace, non è arrivato l'home tour, mi dispiace. E insomma, aspettate, regia, abbiamo filmato? Vai col filmato. Ma quale filmato? Aspettate, ci sono problemi. Ci sono problemi regia. Tecnici. Vabbè, non abbiamo più filmato l'home tour. E quindi mi dispiace. È andato perso, avevamo fatto un'inchiesta sull'home tour di Nancy, ma è andato perso. Ah no, però devo raccontarvi sta cosa. Stanotte io ho avuto un raptus di follia, sono andata su Amazon e ho comprato un sacco di tappeti, quindi li vedrete in un prossimo video. Tre tappeti ho comprato. Erano tre tappeti. Lo zerbino per l'ingresso,
quello... tappetino per il bagno, bagno, memory foam che ti piaceva a te, sì, morbido, e poi il tappeto più grande per il salone, sì, esatto, mamma per mia. Cambiare questo vecchio grigio semplice, anche se magari non ci piace perché è un po' colorato, metteremo questo grigio perché è un po' estroso, perché io l'ho fatto tipo stanotte, quindi non so cosa ho comprato. E le ho fatto, David? E io la, però è colpa mia perché io nel pomeriggio l'ho fatta bere. Un goccino di vino ha bevuto. Non riusciva a dormire, ragazze. Sbarella proprio. E quindi ho detto: no, devo comprare su Amazon il tappeto. Ma alla fine ne ho comprati tre. Nel frattempo, David era sul divano che mi consigliava le cose tra la veglia e il sonno. Quindi figuratevi che ho comprato. Con occhio così e un altro aperto. Quindi non so, poi nel prossimo vlog vi faremo vedere tutti i tappeti se vi interessa. E poi forse, ancora non lo so, giovedì ci sarà un nuovo video. Non so se caricherò il video in cui è arrivata la parete attrezzata, quindi vi farò uno spoiler dell'home tour, oppure il video su dei cosmetici nuovi. E non so se avrò il tempo di andare in settimana a comprarli. Se non c'ho il tempo vi faccio vedere prima il video, lo spoiler dell'home tour del salone, insomma, così già non è l'home tour, però già avete un'idea, insomma. È un assaggio, giusto, sì, per, capito, per mette un po' di languorino in bocca. Che ridi? È languorino, capito? Perché la fame viene mangiando. Si sta scaricando la batteria, è il momento adatto. Ci vediamo alla prossima, ciao!